Sindaco, che ci porta il vino a tavola. Hai visto? Veramente un piacere stasera poter avere qui a Montagnarale tanta gente che rappresenta l'Italia. L'Italia tra l'altro impegnata nello sport, che proprio in questo particolare momento storico penso che sia proprio la massima espressione, il massimo modo di stare insieme e di vedere poi tanti giovani anche nei nostri impianti sportivi, una gioia immensa. Proprio è vero, veramente bello poterci essere in questo momento. Le Kinderiti fanno tappa anche a Montagnarale, un momento importante per far conoscere il territorio. Siamo in un contesto stupendo del territorio comunale che è il Mulino del Cavo. Sì, proprio così. Per noi questo rappresenta un nostro simbolo, diciamo, il nostro mulino, perché l'abbiamo ristrutturato, adesso con tanti sacrifici cerchiamo di mantenerlo e di poterlo rendere fruibile, ecco, a quanti vengono a visitarlo. È un mulino perfettamente funzionante, tra l'altro lo utilizziamo a scopo turistico, didattico, però è un mulino perfettamente funzionante, per cui per la gente, la società di oggi che non conosce questa attività, l'attività legata ai nostri nonni, ai nostri genitori, e diamo l'opportunità ai ragazzi di oggi di poter rivivere quei momenti, tra l'altro molto belli perché legati all'agricoltura, al nostro territorio. D'altra parte è questo il nostro territorio, questo trasmettiamo anche al futuro che ci seguirà, ecco. Le Kinderiti servono anche per far vivere, già quest'inverno l'abbiamo visto, la struttura sportiva che è il palazzetto dello sport. Anche grazie a questa bella struttura Montagnarale è stata inserita nel circuito delle Kinderiti in provincia di Messina. È chiaro, quindi un grazie di cuore a chi ha consentito che a Montagnarale si potesse realizzare questa struttura. È un'idea, un nome che mi viene in mente, dico, perché lo dobbiamo a lui, fu l'assessore all'epoca, l'assessore regionale al turismo, l'onorevole Merlino, che ci ha fatto realizzare questo impianto sportivo, grazie al suo legame al territorio. Quindi mio papà sindaco all'epoca ci ha consentito di realizzare questo impianto sportivo, sono stati parecchi soldi all'epoca che sono arrivati a Montagnarale e che oggi ci consentono proprio di portare qui tutta l'Italia. Iniziative come queste fanno capire che il nostro territorio ha tante potenzialità, qualcuno se ne è accorto, forse noi che viviamo questo territorio dovremmo renderci conto e fare qualcosa di più per valorizzarlo. Ma sicuramente sì, io vedo che in questo momento c'è molta gente che non crede o comunque che non sa quello di cui abbiamo, di quello che possediamo, però vedo anche che ci sono questi ragazzi. Io dico, ho conosciuto il comitato FIPAV provinciale in particolare, faccio il nome per tutti, di Antonio Lotronto, ma comunque tutti gli altri che gli stanno attorno, e ho visto che fin dal primo momento ha creduto in questa cosa, pur essendo una persona abbastanza giovane. E veramente per me è stato un piacere vedere che una persona di Messina veniva nel nostro territorio ed era veramente felice di sposare questa idea, di poter portare tanta gente in questo territorio, ecco. E quando anche abbiamo sollevato qualche problema, lui è stato sempre abbastanza positivo nel dire no, andiamo avanti e procediamo, non ha mai ostacolato o comunque stoppato, ecco, qualunque azione nostra, anzi ci ha incentivati a che si potesse realizzare questo evento fin dal primo momento. Io ricordo il primo giorno che è venuto a Montagnarale, subito mi ha detto: Montagnarale, porterò il trofeo delle regioni. Per me è veramente un grazie di cuore che porto chiaramente a nome mio, che faccio a nome mio e a nome di tutta la cittadinanza, perché per Montagnarale è un evento sicuramente di grande importanza. La grande festa dello sport, della pallavolo, si sta realizzando, oltre che sui campi da gioco, anche in momenti di socializzazione. Assolutamente sì, riteniamo assolutamente importanti questi momenti, sono alla base di ogni concezione, di ogni cognizione di vita e soprattutto alla base dei valori più importanti della vita e dello sport soprattutto. Non è stato facile organizzare questo evento che porta qui in provincia di Messina la pallavolo nazionale. Quali sono state le difficoltà maggiori? Tante difficoltà che fortunatamente, grazie al nutrito gruppo di staff che abbiamo e soprattutto grazie ai 7 sindaci dei comuni coinvolti, siamo riusciti a superare. Il nostro territorio è un territorio logisticamente molto difficile, grazie al lavoro di squadra si è riuscito a ovviare anche queste difficoltà. Assolutamente sì, la difficile logistica è stata superata dalla bellezza dei posti, dei luoghi e dalle bellezze artistico-culturali di questa zona. L'accoglienza è stata calorosa, dalla Lombardia hanno notato proprio questo, il calore della Sicilia, quindi questa manifestazione serve anche a unire l'Italia, le due punte dell'Italia.
Assolutamente, quello che manca al centro-nord è l'accoglienza e il calore che c'è in questi posti. Primo bilancio di questi giorni? Molto molto positivo. Dico a tutti che il primo obiettivo che abbiamo raggiunto con questa 32esima edizione del Trofeo delle Regioni è quello di aver valorizzato il nostro territorio, soprattutto riqualificato circa 6 impianti sportivi che in condizioni normali non sarebbero mai stati riqualificati. Perché la bellezza è stata anche quella di arrivare non solo nei luoghi più grandi come ad esempio Patti, ma anche tipo Montagna Reale, Tortorici. Assolutamente, è proprio questo il principale obiettivo che abbiamo raggiunto, proprio quello di raggiungere paesini che in altre condizioni probabilmente non avrebbero mai avuto occasione di ospitare un evento di questa portata. Dopo le Kinderiadi, quali sono gli obiettivi della pallavolo in provincia e in Sicilia? Tanto, tanto veramente in programma. Il primo, quello di cercare di ospitare in questa fetta di Costa Tirrenica un'importante tappa di beach. E poi quella, a partire già dal prossimo anno, di avere le finali, una delle finali nazionali di categoria, perché no, in uno di questi comuni. Se vuole esordire cantando, visto che quando la telecamera era spenta canticchiava. Vittina Crozza, Super Lucannuni. No, Lombardia arriva in Sicilia per le Kinderiadi, quindi una grande festa dello sport. Sì, no, guardate, voi siete fantastici. Io credo che stiate facendo una bellissima manifestazione, che tra l'altro è la manifestazione più importante giovanile di questa federazione, quindi sono molto contento di essere qui e... ce la giocheremo dal punto di vista sportivo come tutti, ma mi piace questo clima di amicizia, di accoglienza, siete veramente straordinari. Al di là dello sport, questa manifestazione sicuramente è un evento per socializzare anche per i più piccoli, che sono i veri protagonisti. Beh, noi siamo una federazione che ci tiene molto all'aspetto educativo e queste manifestazioni servono anche per far sì che i ragazzi possano stare insieme, e difatti anche la logistica è in questo senso, sono tutti insieme, quindi si ritrovano dopo le partite, quindi direi che è una cosa molto bella, molto educativa, e una cosa che comunque i ragazzi si ricordano anche quando poi più avanti diventano dei campioni, perché molti di loro diventeranno dei campioni, se lo ricordano con grande piacere. Com'è il livello della pallavolo in Lombardia? È uno sport in crescita? Beh, noi siamo un grosso movimento in generale, Lombardia è un po' il 25% diciamo del movimento, e diciamo fa la sua parte come tutti, insomma è chiaro che abbiamo qualche responsabilità in più, però diciamo che noi condividiamo, cerchiamo di stare tutti insieme, perché il bello di questo movimento è che sta insieme. L'Italia è lunga, è diversa, però noi cerchiamo di renderla sempre più unita possibile. L'unità che non, a volte non si riesce a ottenere nella vita reale, attraverso lo sport può diventare reale. Lo sport è un mezzo formidabile di crescita, di integrazione, e credo che la pallavolo sia uno dei primi esempi in questo senso. Ci troviamo con il presidente della Pallavolo Sicilia, possiamo dire così, perché il movimento siciliano Provincia di Messina sta ospitando una importante iniziativa, un importante evento che sono le Kinderiadi. Forse a livello giovanile possiamo togliere il forse, l'evento più importante in Italia. Sì, sicuramente l'evento più importante in Italia giovanile, e non solo sotto l'aspetto tecnico, è un evento di grande impatto turistico e sociale. La federazione ha scelto la Sicilia, in particolare Messina, la provincia, la zona tirrenica, per le garanzie che questa zona dà e che questa organizzazione federale dà. Noi siamo anche orgogliosi di aver portato in Sicilia questo evento, perché diamo alla Sicilia una forza in più. Siamo riusciti a portare turismo e anche risorse economiche che oggi è difficile farlo con altri mezzi o con la politica. Noi dello sport stiamo cercando di contribuire fortemente all'economia della nostra isola. L'organizzazione delle Kinderiadi in Sicilia, soprattutto in provincia di Messina, è un segnale anche che la pallavolo in questa zona sta crescendo parecchio. Messina da qualche anno sicuramente è diventata una grande forza della Sicilia, ma io dico anche del sud Italia, perché dopo
dopo Roma, dopo il Lazio, la pallavolo di vertice non è molto presente, e Messina sta dimostrando di avere i numeri organizzativi, logistici per farlo diventare un grande centro di pallavolo. In Sicilia la pallavolo sta crescendo, sicuramente fra i primi tre sport nazionali, diciamo secondo e terzo se la batte, diciamo, col basket, quindi il numero di atleti cresce sempre di più. Questo è un ottimo lavoro, vuol dire anche da parte, sì, di tutte le strutture. Allora, sotto l'aspetto promozionale non c'è dubbio che la pallavolo, dopo il calcio che è ovviamente imbattibile, è al secondo posto come tesserate società in Sicilia, peraltro il pallacanestro non è nemmeno terza. Abbiamo circa 25.000 tesserati fra atleti, dirigenti, tecnici, arbitri, che è un numero enorme per quello che dà la Sicilia rispetto anche agli altri sport. Non è semplice, perché ci mancano le società di vertice che dovrebbero essere da chiamo ai ragazzini. La migliore promozione e pubblicità per i ragazzini è sicuramente la società di Serie A. Questa non l'abbiamo, e per dare la possibilità comunque di vedere il campione, magari organizziamo, ospitiamo spesso la nazionale italiana per dare un impulso ancora di più al nostro movimento, così come, tanto per intenderci, succedeva quando, non so, vincevamo la Coppa Davis, l'indomani, mi ricordo, ragazzo, andavo con una vecchietta tennis. Quindi dobbiamo cercare di far vedere ai nostri ragazzi i campioni, per dargli la possibilità ovviamente di poterli emulare un giorno. Lo sport è importante, la pallavolo è anche tecnica, anche squadre, anche, non è solo uno sport con la palla, è molto di più. Lo sport non solo è importante, potremmo dire mille motivi perché lo sport è importante. Potremmo parlare dell'aspetto sanitario e della salute, potremmo dire che i primi esami clinici vengono fatti grazie allo sport, perché obblighiamo, la legge dello Stato obbliga le visite mediche sportive, quindi è sanità, è socializzazione, perché specialmente negli sport di squadra si fa gruppo, c'è la maglia, c'è lo stare insieme, non si vince perché uno si è bravi, ma perché consente all'altro di essere bravo, perché insieme si vince. È cultura, è sociale, perché riesce a togliere, come si dice una volta, le persone, i ragazzi dalle strade o comunque dalla tentazione. Quindi lo sport è soprattutto economie. Lo sport, grazie allo sport, per esempio, mi riferisco alla pallavolo. La pallavolo in Sicilia sposta almeno 10 milioni di euro, se consideriamo gli indotti, se consideriamo l'abbigliamento sportivo, se consideriamo le attrezzature sportive, se consideriamo la benzina, se consideriamo i pranzi, le cene. Quindi è un elemento fondamentale della nostra società, e forse questo bisognerebbe capirlo di più. Ricordare, ecco, portare dietro con voi questo ricordo di Montagna Reale, che per noi è importante, ecco, siamo qui per questo, perché per noi è importante. Siamo a 4 km dal mare, come avete potuto vedere, questo è un posto particolarmente, diciamo, fresco, per questo mi dispiace che stasera sia stato un po', però ecco, avete gustato i nostri prodotti tipici, le nostre pietanze, e quindi è il nostro mulino, ecco, qui. Solo dei nostri magnifici ospiti, invece di dirci sarà un po' fresco, ci avessero detto stasera ci sarà un freddo della Madonna. Noi ci saremmo attrezzati. Però potevamo recuperare con un po' di vino, quindi potevamo. Bravo sindaco! Quello non è mancato assolutamente. Brava sindaco! È così che si fa la pubblicità del vino, giustamente. Il vino è il vino, quindi non correvamo nessun rischio, i carabinieri erano stati avvisati.